Nella serie dedicata ai campioni leggendari della box, questa puntata è dedicata a Jack Johnson. Beh, Jack Johnson, la carriera di Jack Johnson è praticamente un romanzo. È stato il primo nero capace di conquistare il titolo mondiale dei pesi massimi e questo fatto ne ha caratterizzato la carriera e addirittura la vita, perché gli americani a quel tempo, forse ancora oggi, sopportavano male e sopportano ancora male che ci siano dei neri a dominare la categoria di peso più prestigiosa nel mondo del pugilato. Comunque, ripeto, Jack Johnson non rendono giustizia probabilmente le immagini, perché eravamo in un'epoca in cui la tecnica cinematografica, non parlo di quella televisiva, era veramente ai primordi. E comunque si possono intuire certe sue capacità davvero straordinarie, una tecnica molto raffinata, un uso del jab sinistro davvero straordinario. Comunque, personaggio tra i più importanti nella storia del pugilato. Jack Johnson, il primo nero capace di conquistare il titolo mondiale dei pesi massimi. Buon divertimento. Jack Johnson meets World Heavyweight Aveva Champion ormai Mike 30 Bennett. anni Jack Johnson quando nel 1908, il 26 dicembre, il giorno dopo Natale, sul ring di Sydney, ha avuto la possibilità di battersi per il titolo mondiale contro Tommy Burns. Tommy Burns non è mai stato veramente un peso massimo, 168 libbre, quindi rientrava comodamente nel limite dei medio massimi. Queste sono scene dell'allenamento di Tommy Burns. Tommy Burns era un canadese. Johnson is training 17 miles away at Rush Cutters Bay. Sono le sedute di allenamento invece di Jack Johnson. Grande curiosità anche per gli allenamenti. Questo è lo stadio di Sydney. An electric excitement has captured the fans as they prepare to watch Burns make the 12th defense of his heavyweight Per Tommy championship. Burns era la dodicesima difesa del titolo. Introduced as the defending heavyweight champion of the world. Never was a champion more ready to defend his laurels. Conquistato nel 1906 a Los Angeles con una vittoria ai punti in 20 riprese su Marvin Hart. Vedete Jack Johnson che sovrasta Tommy Burns. Johnson pesava 192 libbre, Burns 168, quindi 24 libbre di differenza, 11 chili più o meno. Johnson aveva una tale fiducia nelle sue possibilità, era talmente sicuro, che parlava addirittura con il pubblico mentre colpiva al corpo Tommy Burns. Si rivolgeva agli spettatori, rideva. Jack Johnson was born in Sembra avuto un atteggiamento irridente. Jack Johnson, questo gli ha complicato molto la vita, al di là dei problemi naturalmente razziali determinati dal colore della sua pelle. Era di 3 anni più giovane di Johnson, Tommy Burns. Nato nel 1881, Jack Johnson era nato nel 1878 a Galveston, nel Texas. Buon montante destro, poi gancio destro, ancora il destro. Durissima questa serie. Dimostra coraggio ma anche tenuta dei colpi Burns. See how Johnson practically ignores the champion on the inside at the end of round 8. Conclusione dell'ottava ripresa. Si passa alla quattordicesima. Round 12 was all Jack Johnson. In round 13 it appeared as though the police were going to step in and stop the fight as a result of Burns' si chiedeva fino a quando Burns avrebbe resistito. Johnson rushes in, lands an uppercut. Sinistro, destro, sinistro. Ancora e qui accelera la sua azione Jack Johnson.
the police shut off the motion picture cameras and stepped into the ring awarding the heavyweight championship. È stato un problema. Pare che la polizia abbia impedito ai cameraman di filmare alcune fasi di questo round. Just seconds before the police stopped the motion picture cameras and entered the ring to halt this very one-sided fight. Jack Johnson becomes heavyweight champion of the world. Jack Johnson defends his title for the first time against Stanley Ketchel. La prima difesa del titolo il 16 ottobre 1909 a Colma in California contro Stanley Ketchel. Here we go into round one. Johnson, much the larger man. He's 209 pounds to Ketchel's 160. Salito a 205 libbre, Jack Johnson, anche qui il suo avversario, un pugile praticamente tra i medi e i medio massimi, 170 libbre, Stanley Ketchel, campione dei pesi medi. La Mission Street Arena di Colma in California. Jack Welch l'arbitro. Anche qui notevole differenza in altezza, in potenza tra i due pugili. Some fight experts consider Jack Johnson the perfect fighter. He's a master boxer with an almost perfect defense and he can hit like a ton of bricks. Non era facile trovare avversari all'altezza di Jack Johnson e quindi naturalmente la scelta di Ketchel era dovuta alla popolarità che Ketchel si era conquistato, ma in categorie inferiori di peso. Peraltro pugile tecnicamente pregevole questo Ketchel. Johnson has a terrific reach advantage as well as height and he'd be very glad to meet Jim Jeffries in the ring. He claims that un grande desiderio da parte del pubblico di vedere Johnson umiliato sul ring. Non c'erano avversari. Molti insistevano perché James Jeffries, ex campione che si era ritirato nel 1905, grande pressione perché tornasse sul ring. E qui c'è Ketchel che finisce al tappeto, il conteggio dell'arbitro. Si è rialzato senza grossi problemi Ketchel. Si passa alla dodicesima. Il destro di Ketchel finisce al tappeto Johnson e viene contato. Questo è un momento straordinario. Colpito d'incontro, ma la reazione di Johnson è immediata e mette al tappeto l'avversario. Toccato duro, messo al tappeto Johnson, reagisce immediatamente e KO la dodicesima ripresa. Colpo di scena straordinario, ha osato mettere al tappeto l'avversario Ketchel ed è stato immediatamente punito. Attenzione, guardate, Johnson si rialza e il primo destro è quello decisivo. Jack Johnson defends his title. Dopo molte insistenze, Jim Jeffries, che si era ritirato nel 1905 come campione del mondo, si fa convincere ad accettare l'impossibile sfida con Jack Johnson. L'incontro era stato programmato per Las Vegas, ma poi alla fine erano mancate le autorizzazioni e si è svolto a Reno, nel Nevada, il 4 luglio del 1910. 4 luglio è il giorno e l'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Tex Rickard era l'organizzatore ma anche l'arbitro del match. Nato nel 1875, Jim Jeffries. Also visiting Jeff for former heavyweight champions John L. Sullivan to your right. C'è John Sullivan sulla destra, il primo campione del mondo dei pesi massimi.
which is finally patched up on this very day. To the delight of cameramen, they go through a mock sparring session with the mustached John L. showing some of the feints he used over two Jeffries decades ago. Aveva conquistato il titolo nel 1899 contro Bob Fitzsimmons. All of the bad feeling between the two. We're seeing the stadium lo aveva difeso sette volte, l'ultima volta contro Jack Munro nel 1904 a San Francisco. The promoter is the fabled Tex Rickard, who paid $120,000 in gold to capture this sporting club. It's now July 1st, lavora per costruire l'arena. Unbelievably, you are looking at a 26-pound Jim Jeffries. James Jeffries che si allena. Many experts had predicted was virtually impossible. 35 anni, ma soprattutto 5 anni di inattività. On this particular day, he's loosening up in preparation for three rounds of sparring with the legendary Joe Schwinski. A crowd of over 1,000 fight fans is present to watch Schwinski, a man considered one of the great fighters of the era, demonstrate to Jeffries the various moves he used to whip Jack Johnson, the present champion. È stato un match praticamente richiesto dal pubblico. Questa è una pubblica seduta di allenamento per James Jeffries. A remarkable feat considering that Jeffries has never been beaten, but in addition, he knocked out Jack Johnson in three rounds back in 1901, which places Schwinski in a category with the great fighters of the period. He thinks nothing of giving away as much as 100 pounds to an opponent and then proceeds to knock him out. It's 6:30 in the morning. Questa seduta d'allenamento era con Joe Schwinski, che nel 1901 aveva messo KO Jack Johnson. Will be in the toughest fight of his life against one of the greatest fighting machines in the history. Queste sono scenette. At the same time, champion Johnson takes his morning constitutional. Now I giorni di preparazione. The trains are arriving every half hour, bringing fight fans to see the match that has been billed as the Battle of the Giants. No sooner does one train unload. Definita la battaglia dei giganti. Questa sfida. 4 hours before fight time. $50 ringside seats are being scalped for $125. Biglietti di bordo ring costavano $50. $25 represented the purchasing power of nearly $7,000 today. Extensive motion picture coverage has been planned as the ecco, entire world waits for the rudimentali macchine che riprendevano. The light heavyweight champion of the world, Philadelphia Jack O'Brien, is introduced to the packed stadium. Here's A. Battell, featherweight champion. Jack O'Brien, campione del mondo dei medio massimi, presentato sul ring. Un'abitudine è iniziata allora quella di presentare i vecchi campioni. Tex Rickard, ripeto, organizzatore ed arbitro del match. Exactly 3 minutes to one, a hush settles over the stadium as champion Jack Johnson makes his way through the crowd. Jack always insists on being the ecco first qui, to enter Jack the ring. Johnson sul ring. So seriously that it's actually part of the conditions of the contract. From the moment Johnson enters the ring, the big golden smile, which is his trademark, never leaves his face. A grimly determined Jeffries enters the ring 4 minutes later. 4 minuti dopo è salito sul ring Jim Jeffries. Excited fight fans are on the edge of their seats as round one gets underway. The fight is scheduled for 45 3-minute rounds and the temperature is 100. L'incontro era stato stabilito sulla distanza delle 45 riprese. Eravamo nel 1910. 208 libbre Johnson, 227 Jeffries. Tremendous task for Jeff to get himself into the rock-hard condition fighter he is today. Si è capito dalle prime battute che Jim Jeffries non aveva chance. C'era la grande ricerca della grande speranza bianca, the Great White Hope. E la speranza bianca era quella appunto di vedere il nero Jack Johnson umiliato. A Johnson il pubblico rimproverava, l'opinione pubblica rimproverava soprattutto il fatto di avere avuto molte donne bianche, il fatto che era quasi inaccettabile. Siamo alla 15ª ripresa. Montante destro, attenzione, poi sinistro e si inginocchia, finisce al tappeto Jim Jeffries. Vedete che Johnson gli sta vicino, appena Jeffries
accenna a rialzarsi, gli è addosso, lo colpisce ancora, viene rimesso e rimandato sul ring dai suoi secondi Jeffries, ma Johnson lo insegue e lo abbatte un'altra volta. Tex Ricard fatica a tenere lontano Johnson e finalmente il match viene fermato. Las Vegas. Siamo al 4 luglio, sempre il 4 luglio del 1912. Sono passati 2 anni dalla sfida con James Jeffries. L'avversario di Jack Johnson era Jim Flynn. Ecco qui Johnson che si allena. Because he felt his legs would be strengthened. Spectators paid an exorbitant $5 a ticket to watch this training session. $5 pagava il pubblico per assistere agli allenamenti di Jack Johnson. Johnson is a whopping 245 pounds, a far cry from his solid 200-pound championship form of 2 years ago. Johnson non aveva più combattuto dall'incontro con Jeffries, Jack Johnson. 2 days later, it's fight time. Siamo a Las Vegas. Round one in white trunks. Jim Flynn is in black. Here in Las Vegas, New Mexico, the temperature today is a blistering 95 degrees. Las Vegas allora non era nel Nevada, ma nel New Mexico. Nel senso, non è che abbiamo spostato la città, è che il Nevada non era ancora uno stato. Champion Jack Johnson. Ogni tanto cerca di liberarsi dell'avversario Johnson, guardate Flynn con la testa per 2 volte, viene richiamato dall'arbitro Ed Smith, ricordo. Johnson using that uppercut on the inside. A hard headshot by Flynn. Difficile da combattere questo Flynn. Vedete questi colpi di testa. Jim continues to butt Johnson. Nel 1907, cioè 5 anni prima, Johnson aveva affrontato Flynn e lo aveva messo KO all'11ª ripresa a San Francisco. Johnson using that beautiful left jab. Ecco il jab sinistro di Johnson. Ancora con la testa Flynn. The referee warns Flynn once again for butting. È un altro richiamo dell'arbitro. The champion continued to dominate in rounds 5 through 8. Here in round 9, it's clear siamo that alla nona ripresa. Is a far superior fighter. This world championship contest has no scheduled limit of rounds. Both men have non era stato fissato un limite nel numero delle riprese, quindi l'incontro era destinato ad andare avanti fino al knockout di uno dei due pugili. Ancora con la testa platealmente Flynn. Flynn using that head. Ancora. The referee warns Jim. Un'altra volta richiamato dall'arbitro. What's this? The sheriff is entering the ring and stopping the fight to prevent Flynn from receiving further punishment. E qui ci sono delle persone che entrano sul ring e fermano il match. Più che un knockout, non si sa bene, insomma, non è neanche un intervento dell'arbitro, è un intervento così della pubblica opinione in un certo senso. E d'altra parte Flynn con tutti quei colpi di testa avrebbe dovuto essere squalificato, tant'è vero che il record parla di squalifica alla 9ª ripresa. 1914, 27 giugno, il ring è quello del velodromo d'inverno a Parigi. Jack Johnson, che ormai ha 36 anni, difende il titolo mondiale contro Frank Moran, un americano bianco. As round one begins,
Frank Moran, to the right of your screen, advances considerato troppo inferiore al campione del mondo, si è allenato con molta allegria nella sua vacanza europea, vacanza peraltro obbligata, era stato costretto ad abbandonare gli Stati Uniti per sfuggire alla prigione. Comunque il match arriva alla 20ª ed ultima ripresa. Erano tempi in cui la distanza dei match veniva concordata di volta in volta. Le due grandi sfide tra Dempsey e Tunney si sono svolte sulle 10 riprese, ad esempio. Maestro del jab sinistro, Jack Johnson. Middleweight champion Stanley Ketchell, whom he knocked out in 12 rounds. The following year, in 1910, James J. Jeffrey succumbed in the 15th round to the blistering punches of the champion. Frank lands short rights on the inside. Pubblico piuttosto insoddisfatto, circa 7.000 spettatori al Bel Div di Parigi. Molti degli spettatori hanno contestato il match, la qualità del match. Alcuni hanno abbandonato l'arena prima della conclusione dell'incontro. This heavyweight title fight is almost over, and Frank Moran, demonstrating the brand of courage which he's famous for, has given the champion. Moran non può far altro che dimostrare coraggio. Ma ripeto, l'impressione è che Jack Johnson in quella occasione abbia voluto risparmiare il suo avversario, ben sapendo di non correre alcun rischio. Ecco qui la fine del match, vittoria ai punti per Jack Johnson. Grossa sorpresa è quella che si è verificata nel 1915 quando Jess Willard ha incontrato Jack Johnson. Jack Johnson era il campione, il primo campione del mondo dei pesi massimi di razza nera, ecco, tra l'altro costretto anche a rimanere lontano dal suo paese per una certa storia di donne bianche. In pratica agli americani non andava a genio che un nero non solo battesse i bianchi sul ring, ma poi invece così sposasse o comunque si accoppiasse con le donne bianche. L'America puritana rifiutava questa situazione. Finalmente questo incontro si è potuto svolgere soltanto a La Habana, a Cuba, perché negli Stati Uniti un incontro del genere non sarebbe stato permesso, perché Willard era bianco, Jack Johnson era nero. Ad ogni modo, e non era soltanto quella la ragione era che Jack Johnson, il campione, non poteva entrare negli Stati Uniti. Comunque guardiamo le immagini di questo incontro 1915. Heavyweight champions of all time, Jack Johnson defends his title against the powerful giant Jess Willard. As Willard puts on the 6-ounce glove, he's extremely confident that he'll be the next heavyweight champion. Ecco, questo è Jess Willard che abbiamo visto prima massacrare da Dempsey, e questi è Jack Johnson. E qui siamo alla 26ª ripresa, perché allora non c'era limite. Anche su questo incontro ci sono state speculazioni. Qualcuno ha visto la moglie di Jack Johnson allontanarsi con una dopo aver ricevuto una busta alla fine della 25ª ripresa. Qui il knockout viene visto in qualche modo, perché allora erano rudimentali non soltanto gli atteggiamenti dei pugili, ma anche le riprese cinematografiche. Comunque KO alla 26ª ripresa, ed il sospetto per questo episodio della moglie di Jack Johnson che si è allontanata dopo aver ricevuto una busta, sembra che quando, in sostanza alcuni dicono che appena la moglie di Johnson ha ricevuto il denaro che era stato stabilito per pagare Johnson per la sua sconfitta, a quel punto lei se n'è andata, Johnson si è fatto mettere KO, però ripeto, è soltanto un'ipotesi, non ci sono prove.